Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Sanremo, 30 anni fa, aveva cantato Disperato. Benvenuto a Marco Masini a Radio Bruno. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io c'ero 30 anni fa e ero naturalmente anche in questa edizione. Una canzone bellissima, com'è nata? Le canzoni nascono da sole. Era la voglia di raccontarsi un po', la voglia di dare un senso a una vita, per quanto riguarda la mia, di 55 anni, e la vita di tanti uomini che crescono con il dubbio di non essere stati all'altezza di quello che la vita gli ha dato. E quindi è una confessione, in sostanza una confessione e un parlare a se stessi come si parlerebbe a un amico, a un fratello, in maniera molto dura, in maniera molto schietta, cruda, reale, con un pizzico di pop, perché poi alla fine devi fare una canzone, non è un trattato di filosofia, è una canzone leggera e quindi deve dare anche un senso di musicalità. Io ho letto anche che avevi un po' di dubbi, perché ti scopri molto con questa canzone, però hai detto è anche arrivato il momento giusto di scoprirmi di più, di lasciarmi di più andare e farmi conoscere di più, proprio come persona ai miei fan e ai miei ascoltatori. Sì, ma ripeto, si parte sempre da un certo tipo di autobiografia per poi spaziare nelle storie di tutti, non esiste l'unicità. Quando si racconta una storia non è che vai a toccare soltanto la corda di un'anima sola, vai a esplorare un po' il mondo, in questo caso maschile, perché credo che quello che io ho scritto sia la storia di tanti uomini che arrivano magari a 40 anni, a 45, che fanno un bilancio, che fanno un resoconto, che si guardano dentro, si guardano allo specchio e fuggono un po' da se stessi. Allora, parliamo invece di un'occasione bella, gioiosa, con tre protagonisti uomini. Amadeus, che ti chiama per dire, Marco, parteciperai, e tu eri a cena con Carlo Conti. Fu un caso. Noi facciamo sempre una cena quando Carlo è a Firenze, tra amici, non solo con Carlo, insomma, facciamo sempre una cena tra amici, siamo in tanti. E Ama mi ha chiamato proprio in quell'occasione, senza sapere ovviamente dove fossi. E quindi, insomma, per tutta la tavolata fu un motivo per farmi bere un bicchiere di vino, cosa che io faccio raramente, pur stando in Chianti, però in quell'occasione, insomma, lo stappammo volentieri. Ci voleva assolutamente. Invece per l'omaggio alla storia dei primi 70 anni del Festival della Canzone Italiana, sarai sul palco con Arisa. Beh, questa è una storia particolare, nel senso che mia madre cantava sempre Vacanze Romane. Io ho deciso di dedicargli questo momento con Arisa perché Arisa credo che abbia la voce giusta, al di là di essere una persona meravigliosa, per stare nell'arrangiamento che ho concepito. Quindi una versione, insomma, alla Marco Masini di Vacanze Romane. No, questo non te lo dico, lo devi sentire. Io ci ho provato però ad avere qualche notizia. Lo devi sentire. Va bene, lo ascolteremo quindi a breve. Marco, hai calcato il palco di Sanremo tantissime volte. Abbiamo detto appunto che questa è la nona. Ma ogni volta credo che sia diversa. L'emozione, quello che senti. È proprio tutto diverso. Sono diverso io. Questa è la cosa che più che altro sposta gli equilibri, perché quando sei diverso, cresci e maturi. Tutto si trasforma e tutto ciò che è intorno si trasforma. È bello essere qui perché per me è un grande festival educativo, più che altro, perché mi consente di stare una realtà 30 anni dopo sicuramente differente, quindi di imparare molto dai giovani questa volta, mentre prima venivo per imparare da quelli più esperti di me. Si impara sempre dai giovani perché ci si allinea meglio, perché si capiscono tante cose, perché si analizzano, e perché si cerca anche di apprendere un po' di nuovo quell'inconsapevolezza, quella incoscienza e quella ingenuità che poi è la forza vera dei giovani. Notiamo una bella novità. Allora, noi di Radio Bruno commentiamo sempre le partite della Fiorentina, tu spesso sei nostro ospite, insomma, con gli amici del Pentasport. C'è un bel giglio
che insomma omaggia la mitica Fiorentina. No, no, Firenze. Omaggia a Firenze, è un senso di appartenenza che mi lega alla mia città, indipendentemente dalla squadra della quale io sono tifoso, ovviamente. Però è un giglio a metà, nel senso che ancora lo devo ripassare, perché il rosso, tu sai benissimo, che non si appiccica alla prima. Ci vuole almeno 2-3 passate. Quindi adesso sto decidendo come rifinirlo, però comunque il senso d'appartenenza è ben evidente, perché altrimenti non mi farei riconoscere così tanto. Allora, il palco di Sanremo è importantissimo per presentare i nuovi lavori subito dopo questa settimana molto intensa. Che succederà? Beh, innanzitutto parte una sorta di tour nei vari in store per firma copie, incontro con i ragazzi che mi seguono, e questo sarà un bel momento perché ci darà la possibilità del primo impatto col pubblico, quello vero. E poi partiremo ad aprile con un tour, partiremo da Milano, dove poi ritorneremo per una seconda data, e poi faremo tutto il resto dell'Italia, da Firenze a Torino a Roma, a Lecce, Genova, insomma tutte le città, Parma, Bologna, Firenze stesso. Quindi sarà un tour che riproporrà tutto il mio repertorio, compreso ovviamente anche questo disco nuovo. E poi il 7, cioè domani, esce un disco dove ci saranno 15 ospiti per festeggiare con me i miei 30 anni di musica, e da Eros Ramazzotti a Jovanotti, a Luca Carboni, a Umberto Tozzi, a Ermal Meta, a Fabrizio Moro, a un po' di donne come Giusy Ferreri, Bianca Zei, Ambra Angiolini, Anna Lisa. Cantiamo insieme 15 pezzi del mio repertorio, ed è stato un meraviglioso, grande affetto che mi hanno regalato. E poi ci sono 4 inediti. Uno di questi è cantato insieme a Rita Bellanza, che è una ragazza che ha fatto X Factor e ha cantato Sally di Vasco Rossi, ricciolina, molto brava, molto giovane, e secondo me merita tanto spazio. Dopodiché chiuderemo tutto all'Arena di Verona il 20 settembre con uno spettacolo dove ci saranno anche gli ospiti. Molto bene, quindi un finale strepitoso. Io qui l'album insomma in anteprima, e ringraziamo davvero Marco Masini di essere stato nostro ospite. Un album per riscoprire insomma con tutti questi grandissimi amici musicali il repertorio incredibile di Marco. Grazie mille di essere stato Grazie con a voi. Noi. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu,